Texas? Ok, funziona, funziona. <coughs> Buon pomeriggio a tutti. Chiunque. Chiunque ci sia e chi ci sarà. Ok, dobbiamo sbloccare delle cose. Pannelli solari ci sono qua ah però ci sono i probe c'è anche la roba nuova che non conosco rota di reazione, questa è ancora più grossa, rota di reazione diversa Allora, luci di navigazione, non ci interessa è questa roba per gli aerei. Eh. Ogni tanto nelle cose aerei ci sono delle cose interessanti, però non è che sempre, è sempre tutto utile. Allora, questo mi sa che lo sbloccherò per forza. Tanto questa cosa che è, è semisferic liquid tank, non so che magari ha più forme. Adesso con la restock è tutto un po' differente. Ma con questi posso mettere serbatoi più grandi. E comunque sarà utile. Questi sono dei serbatoi. Quello che non andavo a prendere è questo. Che mi. Ah, però questo è 90. Non posso permettermelo. Perché c'è nei tubetti di trasferimento del carburante. Quindi posso fare lo staging già con il motore liquido. Che è molto, 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 molto meglio. Potrei nel frattempo prendere qualcos'altro. Tipo per, per le failing. Protective shell, e questo potrebbe essere utile in effetti. Però tutto, no, tutto costa 90. Aviazione: per il momento non credo che ci serva. Magari delle lette per il controllo potrebbe essere utile. Ma penso che unità di stoccaggio, esperimenti, queste cose siano forse un po' più utili. Ci queste qua 45. sono rimasti 27, praticamente niente. Vediamo che abbiamo finito. Il prossimo sarà questo qua, piccino di pannelli solari. Quindi dobbiamo fare qualche esperimentino nel frattempo. Uh, ho fatto già un po' di lanci, allora ho fatto il terzo lancio e sono andato in orbita. Ho fatto tutto il giro. Ho anche la mod che ti dà l'alert per la scienza, e ti dice quando fare scienza. Quindi erano tutte, tutte EVA in pratica. Questa volta, forse è meglio lanciare qualcosa in orbita polare. Adesso, vediamo con delle parti nuove. Io avevo uh, fatto alcuni cosi. Allora, questo qua possiamo eliminarlo. Elimina questo, lo possiamo eliminare. Elimina. Avevo fatto il, il 3. Ormai non hanno i nomi. Live delle 16.90, sì. <ride> no, ero, cioè, ero convinto di riuscire a farla prima, ma mi sono incasinato la vita stupidamente. Allora, questo lo chiamiamo 4. Buonasera comunque, gatto babbo. Buon pomeriggio. Ho installato Restock, uh, un po' di mod semplici per uh, godersi un po' di più il gioco. Sto giocando in modalità scienza. Così, ho voglia di fare le cose pian piano, con calma. Allora, questo qua va tranquillamente in orbita. Però ovviamente dato che adesso abbiamo i big money I big pezzi Possiamo risistemarlo un attimo E fare qualcosa di meglio La restock è molto figa sotto certi aspetti Perché ti dà delle parti che sono veramente interessanti Sembra tutto un po' più realistico Anche delle ricolorazioni Che sono effettivamente Ci stanno, cioè è una cosa banalissima Come può essere lo scuro termico di colori diversi Tu dici che cazzo cambia, eh però cambia Se esteticamente vuoi una cosa diversa lo puoi fare è tutto molto più carino. E tipo, se fai questo, ti dà tutto un blocchetto per Cioè, è carina, è molto ben curata. Fa molto anni 60, eh. Abbiamo anche sì, abbiamo il Probo, probo Dobodine, che mm. sarebbe ovviamente il coso, il primo satellite. Però non abbiamo i pannelli solari, quindi non saprei neanche come... Ha ah, questa batteria procedurale, non saprei neanche come gestirlo. Cioè, noi potremmo andare in orbita. E farli fare esperimenti. Però il problema. Eh, il problema è che poi non, non ho batteria per mandare la roba tramite l'antenna. Quindi devo aspettare di sbloccare il, il ramo dell'elettricità. Dell ecco, se possiamo chiamarlo così. Allora ci serve un ecco, l'unica cosa che ti confonde un po': tipo il girello. e Non ho ben capito questo. Che... Che cacchio sia, a vuoto... È più per il vuoto questo, ok. Ma no ho ben capito... Qual è di quelli vecchi, insomma? Affidabile. Mm. Boh. Hanno un sacco di varianti, tra l'altro. Questo è quello grosso e questo è quello... 2.15 a vuoto. Sì, l'ho visto SLS, bellissimo, tra l'altro. Buon pomeriggio. Ho visto anche la, il video con il 4K, anche in slow motion, e eh. è andato su, cioè, tanto quando partono gli SRV c'è, POM! botta, secca, cioè, subito è partito. Tanto si vede in slow motion la punta, quando c'è la ripresa, che si vede proprio l'escape pod, che ondeggiava. Quindi c'è una flessione lì che è allucinante. Non so adesso quando arriva l'Orion um, verso la Luna, forse il 21. E lì ci saranno delle belle foto. Vero, niente di nuovissimo. La luna ce l'abbiamo lì da, da sempre. E da tantissimo tempo la gente fa delle foto. Però sai, ad arrivare lì con una navicella è tutta altra roba. Allora, torniamo a noi. Qua dobbiamo aggiungere un po' di paracadute, sicuramente. Perché vorrei aggiungere un modulo di ricerca. Questo che cacchio è? Ah, questi sono quelli più piccoli, ok? Quello là sopra. Quello sopra lo teniamo. Questo che cacchio è? Science, science... Ah, ma che cazzo è questa roba qua? Apri. Oddio, ma è roba nuova questa... Eh, ma il compact in realtà non, non cambia nulla. In teoria entravo nel campo gravitazionale oggi, sì. Ok, eh sì. Eh. Vediamo. <ride> Vediamo. Allora, questo non può scendere così. Deve scendere così. C'è una variante... Ok, questo sarebbe il Science con lo ciccio, insomma. E lo mettiamo dentro così. Quindi, questi possiamo abbassarli per il centro di massa. L'ideale sarebbe avere uno scienziato su che fa queste cose. Eh, quindi, sarebbe interessante avere uno scienziatino. Tanto possiamo cambiare anche il colore del decoupler. Del tutto ciò. Bam, mettiamolo così. Uh, Cos'altro possiamo appiccicarci qua? Tra l'altro questo qua non è neanche un container vero e proprio, c'è questo che potrebbe essere il container della, della scienza, ma ne. questi li lascio sopra. Ok, sarebbe ideale avere il contenitore. Della scienza. Vabbè, questo è il contenitore della scienza. Però è un po' grossino, in effetti. Si può piazzare anche verso su. Quindi facciamo una cosa. Questo lo togliamo. E ci mettiamo questo qua così. Terribile. <ride> cioè, madonna mia. Cioè... Però tecnicamente io potrei piazzarlo su così. È bruttissimo, eh. È bruttissimo. Allora, no, facciamo così. Facciamo così. Non so cosa sia quella roba qua. togliamo due di questi questo lo togliamo si è tutto, ok in teoria entravo nel campo della graficazione oggi sì, stavo pensando appunto perché io ho l'app della NASA in teoria dovrebbe darmi delle notifiche riguardo eventuali live dirette della, della NASA in cui parlano appunto di questa roba e per un attimo era partito dalla live c'era questo tizio serissimo così sembrava quasi triste perché sembrava che fosse andato tutto a, a puntare completamente invece sta andando benissimo quindi oh, speriamo bene quindi questo è Science Junior per adesso lo mettiamo da parte proviamo a mettere uno di questi ah possiamo farlo scuro ma le varianti non... no caps trust caps ma in che senso ah forse qua sotto dici Ah, sì, che bello. Ah, è qui, in quel senso che... Apri. Ok, dentro qua ci schiaffiamo il contenitore. Però vogliamo fare le cose fatte bene, quindi lo mettiamo tipo per così. Speriamo che sia giusto, così che non crei problemi. E... Qua dentro ci mettiamo. Questo? Questo Che altra roba di centro possiamo buttarci dentro? A parte Mystery Goo. Tanto io questo non l'ho capito, capito. Come fa questo a essere compatto? Cioè... Cioè... Chi è che porta fuori sta roba qua? Sarebbe il radiale di, di Quell'altro cilindrico, perché è più o meno la stessa cosa. Però vabbè, è tro comunque è troppo grande. Non ci sono altri esperimenti che possiamo fare. Computer fly unit. Non so cosa serva sta roba. Kerbal engineer. Non so cosa. Non ho idea. Questo lo possiamo chiudere. Io spero che. Poi il. lo shield faccia il suo lavoro. Non faccia finta. E ci possiamo mettere un paio di parcarute piccolini in più. Giusto per assicurarci un po'. Questi casi sono quei piccolini, ok. L'apertura la facciamo intorno ai 3250 e l'altro a 1000 metri. Ok, questa la facciamo bianca stavolta. Questo per metterla in tono. L'antenna in realtà non ci serve perché non abbiamo sistema di, di sussistenza. Possiamo eventualmente piazzare una batteria. Così. No, magari spostiamo... Questo di qua e le batterie così più al centro possibile ok chiudi ora ci dobbiamo occupare del resto eh allora questo è il numero 4 questo cosa deve in orbita mm. allora sarebbe figo farlo in modalità carriera e dovessi preoccupare anche delle escape system e tante altre cose di soldi in modo tale da giustificare anche la riusabilità dei mezzi, perché c'è un ballo i soldi, no? Però diciamo che in live potrebbe essere un po' incasinato perché ti va a rallentare tutto il processo. Già così non è la cosa più veloce del mondo. Queste che, che varianti hanno? Ah, ma questa è proprio una cupola con... Ah, hai capito? Non c'era questo pezzo qua, l'hanno aggiunto adesso. Ok, questo potrebbe essere una parte del... Ok... Uh, diametro Lunghezza quanto si può fare Ah così poco in realtà Vabbè ma teniamocelo buono Allora uh... Texture Texture Non ci sono quelle normali non shiny Oh madonna. Che razzi. Questo, questo già mi piace un po' di più. Open coloring UI. Uh, main è questo. Ok, vediamo se c'è un... Stock. Ok. Store pattern. Ok, questo lo copiamo. E lo piazziamo così. Questo lo togliamo. Questo sarà quello che ci manderà in teoria a circolarizzare Ora, motore per il vuoto che si potrebbe utilizzare. è Uno che abbia ah, 2.40 a vuoto. 25. Sì, questo potrebbe essere utile, ma ho paura che non ce la fa a fare tutto. Cioè, questo 1470 metri al secondo. 3.200 è un botto. Nello spazio, quanto tvR ha? Andiamo a vedere. Body. Moon 2 uh, e... Eh, allora 2 non è tantissimo in realtà, eh. Per spazio. Bisogna vedere anche... Non intendo, dovrebbe farcela. Devo lanciarlo piuttosto in alto però, eh. Per stare sicuro di farcela. Mi sento molto soviet oggi con questo setup di... di motori. Ora che bello, molto compatto. Vediamo se il decapper funziona. E eh, diciamo che in questo caso sta andando bene. Allora, questo lo puntoniamo qua. Servirebbe la Kerbal Joint Reinforcement? Perché effettivamente fare i puntoni ogni volta non piovimento di coglioni. se ho capito bene la, jo la joint Reinforce reinforcement, come cazzo si chiama? Eh, ti evita questo problema. Piastra motore. Ah, ma che sarà la piastra motore? Ho sbagliato, non c'entra niente. Il caplerino. Sempre quello sbagliato, come se solito. Ah, questo proprio non ha il... Ah ok, se attivi quello giustamente non ti attiva l'altro Eh Com'è così? Allora facciamolo Così Ok, la copertura Qua sotto ci dobbiamo mettere tutto il resto Quindi o lo schiaffiamo su con un SRB Che non sarebbe una bruttissima idea dopo tutto Non è molto gestibile a livello di manovrabilità Però 1100 eh, 974, non ci arriviamo in orbita con questo, chiaramente. Potremmo fare una cosa del tipo? Eh, no, 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 assolutamente no. E niente, ci serve per forza il liquid, nulla da fare. Ah, facciamo così: questo lo prendiamo, lo cloniamo qua, così com'è. E questo lo mettiamo qua sotto. Magari li cambiamo l'estetica. Giusto per far capire che è. Questa sezione qua. Ah, così, ok. Open uh, load pattern, perfetto. E adesso andiamo a cronarlo. Pontoni. Uh, uh, uh. Un po' tutto mischiato in realtà. Questo deve essere un po' più grande in realtà. I tubetti non ce li abbiamo del carburante o sì? No, non ce li abbiamo. Ok. <coughs> non ci sono altre informazioni. Ok. Ora c'è un bel motore da... da spinta in atmosfera. E questo credo che sia quello giusto. Quello c'era la gimbal. Questo c'era la gimbal. Non quello. No, non ce l'ha il gimbal. Quindi dobbiamo andare tutto di ruota di reazione e flap. A meno che non li mettiamo più di un motore che potrebbe essere anche una soluzione in realtà. Li mettiamo due di questi. Due di questi così. Questo lo facciamo scuro. E qua ci mettiamo due motori che hanno. Che... Comunque la possibilità di... Però questo è 2.15, scusa, fammi capire, perché quest... ah, questo... A questo va ce l'ha lo snodo, il 2.15, però sono tutti uguali, sti il 2.15, 2.40... Ha un po' meno potenza, così TVR forse è anche un po' elevato, in realtà. Kerbal, cosa, come ho sistemato? Uh... Non sono mai piaciute le cose... Clippate così, a parte che sembra molto fallico, però non abbiamo il... <ride> Non abbiamo il... Diciamo le, 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 le tank più grosse. Quindi questo è quello che passa il commento. 1.30 ci può ancora stare. Però questo qua ha una gimbal. E eh, che comunque mi fa piacere. Allora facciamo con la piastra. Ok. La gimbal ce l'ha. Non è fortissimo come spinta. 1.30 potrebbe quasi decollare da solo. Quindi va bene. Ora gli SRB... Ehm, dobbiamo farli penso custom. Perché... Così com'è? Allora, questa è spinta a livello del mare 197.000 kN. Questi bisogna fare singolarmente. Quindi, ipoteticamente, una cosa del genere quanto spinge? Non si sa. Oh. Ah, Tras 250.000 kN, la Madonna. Eh, anche perché così abbiamo 0,49. Ma perché lui non considera il motore? Ok, così abbiamo 1,56. Ci potrebbe stare, facciamo questi un pochino più... Un po' più lunghi magari. Ma più stretti. Se io questo lo doppio, quanto abbiamo il TVR? 0,77 perché non c'è il motore. 1,60. Potremmo aumentare il trust magari di questi? Arrivare a meno 1,91? Qualcosa meno? Così è più manovrabile. Ok, dovremmo farcela in teoria. Allora, 2002. Poi c'è distacco, parte il motore. Abbiamo 1474, quindi siamo a 3006. Dovrebbe tranquillamente, arrivare in, no, dovrebbe tranquillamente arrivare in orbita. In teoria, per stare un po' più sicuri. No, in realtà questo ha più di 3000, se ricordo bene. 3000 metri al secondo. Quindi questo dovrebbe essere più che sufficiente per fare quello che vogliamo fare. Vediamo un po'. Mm. Cambiamoli Il uh, Layout dei colori Perché Così non vanno bene eh, così, così può andare bene Open Load pattern oh, Guarda che belli Guarda che tamarri che sono Mettiamoci un paio di cupolette Grosse però Aerodinamiche Ce le abbiamo dei No ce le abbiamo Dobbiamo fare procedurali Così è troppo poco Così va bene Uh, magari non round. Le facciamo un po' più aggressive. No, così non va bene assolutamente. Round per forza. Niente da fare. Non c'è niente di plane molto semplice. Tipo questi dai. Load pattern. Oh, ora che belle che sono! Da. Allora, questo adesso lo stacchiamo. Facciamo la solita cosa, solita furbate. Ci serve un bel decaplerone. Questo era quello... quello grosso. O Chi lo sa. Però non abbiamo i razzetti i di separazione. Oh oh oh! Questo potrebbe essere un problema. Mm. Questo potrebbe essere un problema. L'ultima volta. Che ho sganciato i razzetti laterali. I booster si sono stampati sul motore, come sempre. E non è stato per niente piacevole. Cerchiamo di metterli un po' più giù. Tipo una cosa del genere non è bellissimo, lo so, ma. Non alternative. Finché non lo sblocchi i razzetti di separazione sarà difficile gestire. Sarà difficile gestire questo tipo di manovra. Possiamo però mettergli delle alette: piccoline. Così da forzarlo a, a svirgolare e andarsene via. Non servono queste alette, ma. Ma ci sono Allora, limite snodo Questo qua, possiamo fargli lo snodo? Uh, no, non si, non si vede Attuatori Ah, limite snodo Possiamo ridurlo un attimo Fare 48 Che sennò sembra un po' troppo In realtà Non è molto realistico uh, Alette per eh, Questo razzetto potrebbero essere utili Ma vediamo dopo toppiamo queste Ok, quindi ci siamo Ha molta probabilità di andare a collidere Però vabbè Però vabbè Proviamoci lo stesso uh, Questo puntone ce li ha Parte madre, ok Questi do dovrebbero essere abbastanza solidi Ok. Sembra sì, quasi di essere in Kerbal 2 <ride> Per un certo punto di vista Che altro ci manca qua? Questo che cazzo è? Adattatore? Ah questo è un adattatore Non ci serve a niente um, Questo wobblerà pesantemente Me lo sento Parte più pesante mm, Wobblerà pesantemente Già me lo sento Il 4 potrebbe essere quasi pronto. Io metterei comunque delle fins per... per un pochino più di sicurezza in realtà. Poi non è che fanno tanto, ma meglio di niente. Questo lo mettiamo sotto, così non danno fastidio alle fins. Allora, vediamo un po'. Il motore lo accendiamo. <coughs> Poi partono gli SRB, pam, pam, si staccano le, le clamp, si decolla, andiamo su, poi le clamp e i decapper staccano questi, lui avanti quando ha fatto le sue cose stacca questo e accende il motore e proseguiamo. Poi quando abbiamo finito facciamo il resto. Ok, chi ci mettiamo dentro? Gepedia, <coughs> ovviamente. Vediamo se funziona questa cosa. Dobbiamo fare pff, una novantina di punti scienza per riuscire a sbloccare quelle altre cose che sono utili molto utili effettivamente sono molto utili eh, abbiamo già della scienza da fare eh? melma misteriosa mm, ci dà tre di, di, di scienza in realtà non ci interessa in questo momento mega trajectory possiamo toglierlo vediamo se funziona non ne sono sicuro accendiamo il motore pieno potenziale vai Cominciamo un morbido, si spera, Gravity Turn. Questo veniamolo come una prova, perché poi dovrò lanciare in orbita polare in realtà. Quindi il razzo lo devo girare sulla pista. Questa è la parte dura. Oh, si sono staccati bene. 100. No, abita polare perché poi così prendiamo più fasci del pianeta e facciamo esperimenti su più biomi facciamo un centinaio di chilometri ok distacchiamo poi sì 1400 metri al secondo ok arriviamo nello spazio questo dovrebbe cambiare come tempo di accensione perché poi ricalcola il delta di esposizione in base al fatto che siamo nello spazio o meno Siamo un po' in ritardo, però vabbè. Buongiorno, pilota eroico. Cioè, questo motore qua non ce la fa circolare. Eh? Questo era un volo di prova. No, non ce la farà mai, circolarezzare questo affare qua. Dove metti l'altro di motore? Ok, abbiamo imparato questa cosa. Cioè, forse ci a 70, ma. Non lo so. Adesso cominciamo a scendere. Molto manuale questa ciclonizzazione. Ci ce la facciamo forse. Ci ce la facciamo. Forse possiamo anche fare un flyby della luna. Mi ho sprecato una marea di carburante per sopravvivere, ho fatto una cagata. Ma sai che forse sì, possiamo fare anche un flyby della, della luna volendo? Sì, eh sì, sì, potrebbe fare. Ed È proprio precisa, precisa sul piede. Oh, 50 km. Molto bene. Questo è il quarto lancio. Uh melma misteriosa. Ah, rimuovere renderà, vabbè, sì. Ah, nulla. Vabbè, questo lo possiamo lasciare lì. Ah, è già contenuto va bene. Ma come? Non ho mai capito come funziona questa cosa. Ok. Adesso andiamo... Uh, Su Moon... Un po' di casino con le orbite qua, non ci sto capendo molto Ok, siamo vicini all'orbita della luna di Moon, uh, rilevamento pressione atmosferica vai. Ok, temperatura vai. Rapporto equipaggio, vai. Rapporto Eva, esperimento scientifico. Eva, eh, però quello. Oh. Quello non lo posso fare, veramente perché non sono uno scienziato, suppongo. Suppongo, eh. o Magari mi sbaglio. Ora facciamoci una bella manovrina qua, facendo anche un conto di quanto delta V ci rimane poi. Possiamo anche accontentarci di un flyby, eh. Anche un'orbita alta va bene. Non ho parallax. Batteria c'è? Sì. Ma perché dovrebbe ricaricarsi? Facciamo questa accensione per circolarizzare. Uno. Vai. Un altro rapporto Eva. Vai. Ma siamo in orbita? Sì. Che musica azzarra. Dark side of the moon basta, non ci sono altri esperimenti da fare, stiamo scherzando. Ah, ok. <laughs> A posto Trasferisci i dati qui, registra temperatura, vai, chiudi. Crew report, è il rapporto equipaggio... Eh no, ce n'è già uno, quindi... Ce l'ho già, ce l'ho già. Vorrei fare EVA, ma voglio ripassare davanti. Non è tutto sfumato. Quanto possiamo vicino qua? Ok, qua si può fare l'esperimento. Rapporto Eva. Rapporto Eva, mica quanti 26 miliardi di punti facciamo così? Un altro? Rapporto Eva... Rapporto Eva... Un botto ce ne sono. Allora facciamo così, apri. Metti la parte sbagliata. Trasferisci i dati. e eh no, uh, no, non si può. Perché ce l'ho già... Ok, no, non si, può, non si può più trasferire. Ehi! Nulla. Chiudi. Direi che si può tornare, eh. Non penso che ci sia altro... Alla fine se sei in orbita equatoriale, alla fine sono sempre quelle le cose che vedi. Ok, vediamo se possiamo tornare indietro con facilità. Uh, se io imposto manovra qua... Ci risbatte verso Kerbin un po' più comodamente. No, beh. Quanto vuoi? 67 metri seguiti è pochissimo. Uh, ok, andiamo avanti un po', va. Voglio essere... Oh, tipo qua potrebbe essere molto più comodo perché siamo proprio sparati verso Verso il dietro. Milione e sei. Beh, con 54 metri al secondo ce lo possiamo permettere, poi vediamo. Al limite se torno in orbita polare. No. No dai, lasciamolo così. Andiamo fino a lì. Sì, ma la stazione Star Killer da qua. Eh. Rapporto Eva, rapporto Eva, che cazzo di punti sto facendo, ragazzi? Spero che mi tenga tutti, non li sovrascriva stupidamente. Dieci, tre, due, uno, zero. Allora, abbiamo 1100 metri al secondo. Se arriviamo troppo sparati rischiamo di farci male. Questo ci costa 125. 191. Non sono cifre esagerate. Vediamo una sessantina di a 65, giusto per bruciare un po' ma non troppo. Anche perché la capsule deve rientrare sana. Tanto c'è questo effetto blur. Non so se è dovuto a Spectra o qualche altra mod. Sicuramente. Ma non so quale di queste. Vai. Non è proprio ottimizzato, eh, bruciare qua, però volevo tagliare un po' i tempi. Spero che quello che c'è qua dentro non venga abbrustolito, perché ogni tanto capita che il gioco si dimentichi che c'è lo scudo termico e quindi ti passa le fiamme attraverso. Non è bello. 66. Andiamo. Wow. Retrogrado. Rapporto AVA. Non lo facciamo, rischiando di morire. Grazie. Bruciamo un po'. Tanto dall'altra parte dovrebbe già aiutarci. Batteria ce l'abbiamo, sì. La velocità orbitale di 300 metri al secondo, cioè è meno della velocità del suono in relazione alla superficie. Un altro crew porto, no, e va no. Piano di non esplodere. Cosa dovessero mettersi male? dove Devo frenare il più velocemente possibile con questo motore e sperare il suo termico regga. fa un altro passaggio mi sa so. <ride> un altro tuffo ok adesso cominciamo a sparare retrogrado lasciandoci un po di carburante per la manovra finale che sempre notte qua eh. che cazzo missioni al buio sono sempre brutte Eppure ci ho parlato shine Intensity. Ok, direi che a questo punto potremmo provare ad atterrare. Più o meno in prossimità del, dello Space Center. Colica renale. Vai! Proviamola. Tanto siamo a 2.000 metri al secondo, se va qualcosa male. Comunque abbiamo uno scudo termico. Ma scusate un attimo, ma... Colica arenale! Non li fare male. Che cazzoni, ragazzi. Uh! cominciare mare? Vai. Eppure non vedo un Planet Shine, qua ci dovrebbe essere, ma. Qua arriviamo a 45 km ma Bam, ok possiamo provare a sganciare Perché mi hai fatto atterrare così lontano, scusami. <ride> grazie Trajectory grazie mille. Mi sa che atterrò in pieno oceano di notte. Grazie. Ti scoppia. Eh. poco. Se serve Capitano, abbiamo 2700 metri al secondo Forse sono un po' tanti, eh Rientro un po' aggressivo, eh. Molto aggressivo. Oh, l'ablatore tiene per adesso. Tanto guardate in mezzo qua come se la viaggia... <ride> Zero freni. È una gara. Cioè, noi siamo... Andando in mare, però comunque. Palesemente. Non è dove mi aveva detto Trectoris, però vabbè, ci sta. Cioè, no, forse finiamo nel deserto. Ah, la pista del deserto è l'altra guarda oh, Ma che bella che è. Potremmo finirci neanche tanto distante. Così posso fare un il report direttamente lì. Una meteora. Potremmo finire in mare Purtroppo non vedo una mazza Non capisco se dice il mare o no Vabbè Possiamo vedere così eh, Quasi, quasi in mare Però Lì vedo una cosa che non so cos'è Forse è un sito di lancio O è semplicemente dell'acqua Lasciamo stare Eve però Siamo. Arriviamo nel deserto del Texas. E via poi prenderemo un campione alla superficie. Le bandiere danno punti scienza, non ricordo. attori ho messo i paracadute 3250 ok Ok L Ultimi centinaia di metri posso aprire il terzo paracadute Madonna si stava distruggendo lo scudo termico. Un po' aggressivo <ride> l'atterraggio, ma va bene. Allora tu vai in Eva, prendi un campione, così a caso, Texas, rapporto Eva, e ci siamo. Texas, sì, siamo praticamente in Texas. Vedo Starbase da qua. Vabbè, missione portata a termine con successo, o più o meno, da parte della orbitale è stata un po' una merda perché non avevo considerato bene che il motore piccolo era molto piccolo poi non vedendolo con la stessa forma dell'altro mi confondo vediamo che cosa ci ha portato 258 punti scienza, Buona! <applause> con un flyby della luna grazie grazie con un flyby della luna, cioè, guarda quanta roba, so, cioè, questa moda è spettacolo tanto, cioè, con, eh, che ti dà l'alert, perché se no come vai a saperlo? Tutti i AVA sopra, infatti per quello di stare in, in orbita polare, che fun, 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 passi su tutti, gli, tutti i biomi. Adesso dovremmo avere abbastanza cash per sbloccare le cose che ci servono. Uno, tu metti carburante, eventualmente per lo staging. Uh, questo potrebbe essere utile. Missilistica avanzata. Questi sono i motoroni di ciccioni. Il terrier. Non mi ricordo come è fatto il terrier. Sparastelle. Tu, cioè, perché io devo spendere 200, Cioè, quant'è? 45 punti scienza per lo sparastelle. Cioè, la, la, della tecnologia non deve essere fatto in questo modo per come la vedo io. Tu mi devi dividere le cose motori per aerei. Tutti insieme. Poi se hai abbastanza soldi per prendere uno, anche se è l'ultimo, il più potente in assoluto, te lo sblocchi. Che problema c'è? Perché devo essere obbligato a sbloccare qualcosa prima, no? Perché così ti fai tutto quanto il percorso ci sta. Ma che palle! Tipo, io per sbloccare, uh, dov'è finito? Dov'è? Dove? Aspetta, l'ho visto ieri. Tipo un pannello fotovoltaico del cazzo, un banalissimo pannello fotovoltaico estensibile 1x5. Perché devo arrivare fino a qua? Mettimelo dentro a un, un gruppo di pannelli solari e poi se vuoi quello me lo fai pagare di più rispetto agli altri, no? Cioè, Dov'è la difficoltà? Comunque quei punti devo rascimolarli, quindi piuttosto fammi che questo pannello fotovoltaico, invece di costarmi 282 per sbloccare questo e tutti gli altri, mi fai che solo questo costa 1, 2, 3, 4, 5... 40 1 dividi un po' i costi così uno ha un po' più possibilità nello sbloccare le cose. ok anche perché a quel... cioè, arrivati a questo punto no? dove c'è tipo il lander a follow, il mem che serve il lem uh, cioè qua a questo punto della, della tech tree cioè praticamente puoi fare quasi tutto quello che vuoi no? non è che ci sono tante tante altre cose cioè che a questo punto questa camera è sensibile ed equilibrio. Che cosa mi serve se è dopo addirittura il LEM, cioè capite che non ha senso. Motore nucleare a due ce ne ho. Ah, hanno, ne hanno fatti i nuovi, ok. Motore nucleare dopo ad altri. Cioè, questo è il motore. Il corgi. <ride> ah, ci sono delle cose interessanti. Booster ah, l'N1. All found. Eh, c'è un po' di cose. Allora, Missilistica avanzata potrebbe essere una cosa. Allora, questo sicuramente. Perché ci sono un po' di parti di, di tank. E questo è fondamentale. Questa che roba è. Altre parti di tank. Ci servono ovviamente anche gli adattatori. Perché se no abbiamo dei problemi ad agganciare le varie cose. Ah. 100 punti ci sono rimasti. Missilistica avanzata. Servirebbe L'aviazione, però eh, anche questa potrebbe essere utile, ma non dobbiamo fare particolari esperimenti. Ci sbloccano solo più che altro le parti per il controllo. L'unico problema è l'antenna. Eh, anche l'antenne, sì. Quindi i droni non è facile. Dovrei sbloccare anche qualcosa che mi dà. Ma i droni dov'è che sono? Scusate, fammi capire. Meteorizzazione esplorazione spaziale stoccaggio di carico, eh, ma questo per esempio mi, mi sblocchi questa roba qua per i rover, ma non mi sblocchi la cosa del rover, cioè la testa del rover, dov'è il, il probe? In realtà ci servirebbero i pannelli solari, sì. ora che ci penso, però perché io devo sbloccare insieme ai pannelli solari anche questa cagata qua? È vero che è un pannello fotovoltaico, però perché? Perché? Ah, qua c'è il Probo Pro Dobodyne che già potrebbe fare qualcosa. Quindi, questa potrebbe essere una buona cosa da sbloccare. Ci rimane veramente poco e niente poi. Le antenne nelle antenne. In che senso? Elettricità avanzata. tipo la ricetta io non posso sbloccarlo se non sblocco anche una capsula. What? È un po' sotto certi aspetti insensato. Per sbloccare i droni... Ah giusto! Per sbloccare i droni in realtà sì, in effetti è la serve. Allora, fatemi un po' riflettere. Cosa posso sbloccare? Cioè, che correlazione c'è tra le ruote dei rover e le scalette? Oh, <ride> perché puoi usare il rover per fare AVA? Ok, va bene, però propulsione ionica. Alla fine me lo dai, che sì, e vabbè, la tecnologia... Ok, però non serve un cazzo. Sebattoio di stoccaggio piccolo, eh, Converto Tron. Questi hanno le bene i braccietto di scansione, L elettricità. Eh non so cosa sbloccare. Allora, i pannelli solari ci servirebbero sicuramente. Questo è in dubbio, però mi servirebbe anche. Uh, Qualcos'altro per poter fare scienza un po' più facilmente Il tank grosso ce l'abbiamo Non dovrebbe essere un problema Questa che cacchio che è? Ah, queste sono quelle intermedie, ok Anche le intermedie non sarebbero male mm. Però questa costa 45 Qualcos'altro che costa 45 non c'è Perché questa costa 90 Non ci rimane più niente L'elettricità ci serve Le antenne dove cacchio sono? Esplorazione. Non le trovo. Sistemi di propulsione Misteristica pesante, sicuramente non saranno, saranno da qualche parte qua. Così Ah, eccole. Autonome avanzate, no, non sono qua. L'avevo no, viste prima, scusami, gain antenna, qualcosa di controllo. La capsula sovietica KV2 almeno ti porti et uno. Eh sì, mi serve anche un una capsula doppia perché sennò poi ogni volta è un casino. Però Ah, questa qua è l'antennina quella brutta. Cioè ce l'ho due antenne base, quelle standard, eh? Però non tutte trasmettono scienza, se ho capito bene, se ricordo bene. Però la capsula sovietica eh, questo potrebbe essere un problema. Esplorazione. Dove cacchio è finita. E eh, vabbè, dai, dov'è? <ride> Potrei sbloccare. Dov'è? Non lo so. C'era un coso questa sovieteco qua. dici? Il baccello però 45. Che odio, equipaggio 2. Vabbè, facciamo questa. E ah. Questa cosa che ci dà niente di interessante. Procedere tank fading. Perché metti la failing dentro gli aerei? Che senso ha? È una cosa aerodinamica... Ok, ma che cazzo vuol dire? <ride> Onestamente. E questa, dai. Non abbiamo batterie perché purtroppo eh, non abbiamo punti scienza adatti. Ok, cerchiamo di partire di giorno. Ora. Um, Il 4 ha fatto il suo, il suo sporco lavoro. Ora passiamo col numero 5. Questa 2, questa 1, questa 1. Ok, quindi questa. Li cambiamo il colore così mi fa vomitare. Capsule, sovietiche che non mi sono mai piaciute in realtà. Questa. Non ricordo se questa cosa qua si stacca in realtà Questa parte sotto In teoria sì, dovrebbe far... staccare la pallina E farti scendere giù, easy In teoria Non so dove mettere il paracadute, Però vabbè Inventario non ci interessa Ok, uh, ah beh, forza percentuale sì In teoria dovrebbe farlo Non lo so Devo fare un test per vedere Questa qua però Ah, si stacca, ma questo non ricordo se lo, se lo considera come. attenzione, però abbiamo. Abbiamo un punto di ancoraggio qua, non so per quale motivo. Questo dovrebbe essere considerato. Non ha bisogno di scudo termico. Questo dovrebbe essere considerato un decoupler. Boh. Non so se lo considera decoupler. Nel dubbio ne metto uno perché non si sa mai. Tipo così è considerato decoupler. Quindi non ho bisogno di decoupler. Molto bene, meno peso. Oh, devi sparire, ok Paracadute, il problema è che loro escono da qua, no? Se non ricordo, ma... se mi ricordo bene, insomma Escono da sopra Quindi i paracadute devo mettermi forze radiali Sbattone Più che altro perché sono grossi i paracadute qua Non è che posso farli tanto piccoli Facciamo che ne mettiamo quattro Così, per lasciare anche un po' di Credibilità Spero che ne bastino quattro perché se no, ciao Fregato. Ok. Uh, come se fosse ablativa, in un certo senso. Ok. Non mi piace per niente, però oh, vabbè. Uh, questi sono... Ah, sì, ok. Perfetto, ho capito. Tac. Oggi un po' sovietica la situa. Ah, questo è il tancone grosso. Uh, 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 sì, ho capito. Allora, dobbiamo fare un... qualcosa che vada in orbita polare. Perché il piano è proprio andare in orbita polare e prendere più informazioni possibili dall'orbita polare. Um, faremo più che altro rapporti EVA quindi non ci serve niente di particolare attaccato alla, alla cosa anche se comunque c'è cioè più che altro perché ho paura che, che si bruci nell'atmosfera al rientro qualsiasi strumento però nel dubbio per stare diciamo tranquilli portiamoci un paio di sensori va metà stoccaggio no barometro sì mettiamo qua Q no, perché eh, diventerebbe un po', un po' complicato da portarcelo dietro. Uh, questo poi sarà expandable. Questo a fare adesso devi avere un motore per il vuoto per fare quello che deve fare. Questo è che motore è questo qua? Io ancora non ho capito questo qua, è quello piccolino Terrier, quello minuscolo. È questo DVR? No, praticamente, ah no, perché è separato da. 1100 ti pare 0.46 ma nello spazio quanto ha 2.76 che è poco infatti mi ricordo prima ho messo l'alto motore era una merda allora mettiamole un pochino più performante va questo 2.15 2.40 mamma mia not bellissimo but vediamo se ha meno Beh, 4 già al doppio, va bene. Spero che sia sufficiente per eh, circolarizzare. È vero che pesa di più, eh? Cioè, facciamo una cosa nel dubbio. Diamone uno ciccio e tanti saluti. Ok. Però qua si avvia la piastra motore. Indubbiamente, piastra motore, no, piccola. Giusta. Ok, e qua uh, la piastra motore la facciamo. un Ma guarda, che bella Un pelo più corta, non troppo. Ok, lì va bene. E ci mettiamo un coso. La Feling, cioè la... Dimmi che abbiamo la Feling. Ah, oh, meno male. Però la Feling potrebbe essere un problema. Copertura? No. Costruisci carinatura. Spero che non esploda niente perché sennò finiamo malissimo. Terribile. <ride> metal. Uh, ma metal duro ce l'abbiamo proprio. Ora qua, che bello. Dorato. Oh, finalmente delle fede indegne. Bianco, bianco classico. Diciamo che 2, forza esposizione grossa. Ok, e ci siamo. Ora spostiamo questo qua sopra. Questo è il 5, salviamolo così. Allora, questo in teoria, in teoria dico. Dovrebbe avere abbastanza delta V. Allora, vuoto ne ha 3.005, potrebbe fare qualsiasi cosa. Quindi dovrebbe andare bene, ripeto: dovrebbe. È solo per l'esplorazione polare, quindi. Wow. Uh, qua ci dobbiamo mettere i radattatori successivi per il resto del nostro razzismo. Che okay, adesso non ricordo quali sono. Sono questi. Ok, abbiamo il motore per questa roba? Oh, che lo sa. Magari non ce l'abbiamo il motore per questa roba. Potrebbe anche essere. No, non ce l'abbiamo il motore grosso. Quindi dobbiamo attrezzarci con uh, più motori piccoli. In questo caso io direi di utilizzare... No, questo no. Dove cacchio sono finite? Queste sono grosse. Queste... Tre di queste dovrebbero essere sufficienti con eventualmente i più piccoli. Non i più potenti ma quelli via di mezzo Questa ce l'hanno la Gimbal? No Quindi questi qua Bam Così com'è 4,70 Però com'è nello spazio Sì Andiamo a vedere su Kerbin 0,78 Mi sembra un po' poco Mi fa vedere 0,78 su Possibile Veramente poco cazzo 0,78 mi aspettavo qualcosa di più. Ho sbagliato io qualcosa? 100, 2,15, 2,40. Eh. 0,78. Una merda. Allora, moltiplichiamoli. 1,01. 1,43. Non è tantissimo, ma ci faremo aiutare dai, dagli SRB. Mi mettiamo una cupolina sopra. Giusto per dirgli che ci abbiamo provato. Una sottospecie di, di starship. Eh, una vecchio, vecchio stile. 2005 mm, Delta V Pam. Una bestia, questa cosa qua. Ok. 1,42 forse non è tantissimo. Però poi, man mano che saliamo, dovrebbe essere meglio, va bene. Allora, uh, pontoni, bam, entro qua. Ora ci facciamo aiutare un paio di serie B. Giusto per. Uh, per il tutto. Questi cosi, io non li sto capendo. Come sono fatti? Sono un po' vicini, in realtà. Ah, i razzetti di separazione. Cazzo, i razzetti di separazione. Porca miseria. Sperare che. Non impazzisca. Al distacco. E così abbiamo 0,30. Ma non considera questi. Spostiamolo giù. Abbiamo 1,61. Va benissimo. Mettiamoli la, la coppola. Grossa questa. Questa è giusta. A coppola. Perché non abbiamo. La... Non ce l'abbiamo l'estetica di... Ah questa è quella della Eisa. Ok dato che non lo voglio fare troppo sovietico Oh grazie che avete messo gli adattatori Di quel colore Allora Questi possiamo cambiarli Grazie Arancioni Oh ma che bello <ride> Una specie di SLS Early Access Allora, questo lo vogliamo spostare un po' più giù? Sì. Non tocca? Cazzo tocca! Mannaggia. Così non tocca. Preciso. Uh, ah sì, prossimo a questo dovrà essere sicuramente il... Uh i razzetti di separazione, che sembrano una stronzata, ma sono veramente lifesaver. Di solito vado nell'altro verso a attaccare le cose, ecco, adesso si è dimenticato questo, ovviamente, figurati, perché mi piace di più l'idea che i booster si separino um, di lato, Rispetto al razzo Che va in questa direzione Piuttosto che uno sopra uno sotto Perché rischi che magari Quello sotto va a, be a beccare O quello sopra va a schiantarsi sul tuo razzo E non è una bella cosa Allora adesso abbiamo 1.77 di TVR che È onestissimo um, Ci serviva qualche aletta Per il controllo Oh finalmente abbiamo qualcosa che sterza Non deve sterzare chissà che Ehm uh, c'è un controllo molto minimalista della cosa Si possono colorare Oh, uh, anche belle Wow non Sono soddisfatto di questo mod Ma che bello che è Dobbiamo ricordarci di andare in senso di là Verso il polo Perché sennò po' un casino Ora, clamp La bella clampata come si deve. Così. Dovremmo essere a posto, in teoria. Sperando che poi non vadano a toccare. Io spero che spingano a manetta Sti cosi perché sennò viene fuori un casino. Potrei spinnare eh, però, vabbè. Non è proprio un'azione della vita. Faranno un casino i motori. Pa 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 pam, pam, pam. Ok. Poi si staccano questi. Poi si apre la fairing. Poi si stacca questo. Si accende il motore. No, non era questo. Era questo qua. Questo, questo. Poi si stacca questo e ci lascia giù praticamente. Ok. Uh, va bene. Questo lo chiamiamo il 5. Ci buttiamo dentro un pilota, uno scienziato. Non un ingegnere, grazie. Chiamo Bob. Cambiamogli la tuta, Bob. Diamo quella un po' più tecnica. Colore. Diciamo... Oh. diciamo... un azzurrino. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, questo lo possiamo chiudere. Aspetta però, il care come è impostato? Su... Kerbin, ok, perfetto. Quindi TvR è in linea. Spero che non ci sia niente di buggato Allora questo lo puntoniamo Perché sennò uobbola a bestia E questo lo puntoniamo Questi li abbiamo già puntonati Sì ok Allora il 5 è pronto Il razzo 5 Già c'è un bel cambiamento Mi piace come lo fuori Abbiamo un po' di bandiere della NASA La piazzarci sopra in modo bruttissimo Che nemmeno le fa piazzare qua? Sei stronzo però. Uh, orientamento così. Ok. Facciamolo un po' più grosse. Bam! Trasparente. Imposta bandiera. Abbiamo qualcos'altro da piazzare tipo la... ASA? Mm. No. Ah no, perché io in questa partita non ho... Le altre cose... Cioè Ariane, Rocket Lab... Uh... Ah, è ESA! Ah, oh, guarda che posso mettere, guarda che belle che sono. Questo è della ESA e, e questo qua lo facciamo orientamento così. Tantam... della NASA. Un po' più piccolo così. Con sfondo trasparente. Ok, adesso questa la spostiamo un attimino perché non mi piace che fluttua. Cioè tu pensa, hanno messo le bandine, non è che hanno pensato, facciamole che si sticcano come si deve, no! Facciamole che fluttuano mezz'aria, no? Qual è il problema? Ecco, questa si mette bene, l'altra invece no. Devi sempre comunque spostarle. Ok, vediamo se va tutto bene. Facciamo una preghierina perché chissà. Devo ricordarmi di andare di là, quindi con V o con S, non con D e A. Ah, sempre col tramonto, figurati se aspetta. Se il sole è là, io lo devo fare V quindi per andare verso su. Ok. Motori. Vai col booster! Ma che bello che è! Siamo sì, a Kerbal 2, cazzo. Ah oh, che figata! Adoro i piani ben riusciti! Adesso <ride> sprofai tutto! Importante il distacco dei booster solidi! questa è una cosa importante e mi sa che non sono abbastanza perché stiamo salendo piuttosto piano non ho messo le batterie cazzo sta accelerando quindi. O driftando, eh. Che brutto quando frutto così. <ride> 3, 2, 1. Che botta! Dai, dai! Non, non mi trovo a fare vite <ride> polari. Voglio qualcosa in più che in meno. Oh, dai. 98 99 100. Ok, siamo in orbita polare. Ah, questa cosa non ha una ruota di reazione. Oddio, Santissimo, questo <ride> sarà un problema. Vabbè, eh, ok. Rotta di reazione ce l'ha questa cagata Ah, eccola inculata. dov'è. non ha una ruota di reazione? <ride> per quello che è tonda, perché non serve che si orienti in un certo senso. Se ce l'ha l'RCS bene, se no tanti saluti. Vabbè, però così risparmiamo energia, dai. Tanto per bloccare la rotazione, passa che mandiamo avanti il tempo. Oh, siamo al polo sud, no, polo nord. Sicuramente qua qualcosa da fare ci sarà. Eccola, rapporto Eva. Rapporto Eva Entra Bob EVA Perché non fa l'esperimento scientifico? Perché non fa l'esperimento scientifico? Registra. Ah no, non fa niente. Riposta esperimento. Non si può fare un cazzo. Va <ride> bene, ho capito. Ma perché cos'è esperimento scientifico EVA? Perché non me lo fa fare? Cosa vuol dire? Vabbè, andiamo avanti. No! Ah! Calotte polari. Oh, ma che bella che viene sta foto. Poi che li sta facendo i rapporti? Il. Cebedia? O... Uh anche questa viene bene. la stazione spaziale internazionale penso che vada in orbita polare o semipolare se ricordo bene perché deve tracciare tutto il pianeta se no girerebbe sempre sullo stesso punto come anche i satelliti tracciamento topografico anche qua in Kerbal se vuoi tracciare le risorse di un pianeta devi andare in orbita polare se no non funziona Niente scienza. Minus. Volendoci, l'abbiamo il carburante per fare un flyby di minimus. Però voglio. Eh lo so, però devo aggiustare. La... Adesso siamo in orbita polare. E dovrei aggiustare l'orbita oppure beccare Minus proprio a culo. Sarebbe un po' complesso. Prossimo lancio. Possiamo andare su minus a fare un flyby. Però vorrei prima sbloccare pannelli solari e batterie eventualmente, perché è razetta di separazione. Credo che non è che serve sa che arriva su Inmo, eh, lo so. Forse perché non c'è un esperimento da fare qua. Uh, 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 uh. Vai. vai, vai, vai. Andiamo avanti di 8 e 8. Polo Sud, signore. Cioè, poi vuoi non metterle mod. Cioè, guarda qua. Una stronzata, una piccolezza. Rende Kerbal è un, un, magnifico. C'è anche di meglio, eh. Però, cazzo, già così. do capire come si usa lo scansat Ci sono i pallini sul polo, ma sì perché nel time warp fa così. Allora, se io mettiamo caso volessi andare su uh, Milmus fare un flyby, tipo ipotizziamo di ma siamo anche inclinati abbastanza bene manovre here Imposto come col bersaglio ma guarda <ride> ma dai <ride> ma non ci posso credere <ride> ma che è oh ma è è impensabile una roba leggera ma che cazzo vuol dire 38 km poi facciamo una giustatina e ci passiamo? No dai non ci credo. Ma è imbarazzante! Cioè in realtà ci passiamo veramente molto male, eh. Poi devo aggiustare per forza le cose la traiettoria perché sennò finiamo male. Polarissimo, ok, Va, vada 900 metri al secondo, però poi ce ne vogliono forse un centinaio o due per aggiustare, ce ne avanzano una marea. <ride> Signori, andiamo su Minus, andiamo, to, to, Cosa? <ride> Dov'è che andiamo? Era la missione polare, ma stiamo scherzando. Polare Ma su Minus, ma che cazzo? Non vi pagate per questo, non siete proprio pagati. Ma come? Il problema è che io non ho eh, una reaction wheel, eh, quindi forse... Sarebbe meglio farlo dopo, però vabbè. Uh, non ho l'action wheel e questo è un problema. Devo per forza accendere il motore, quindi le manovre saranno un po' fatte a cazzo. Facciamo così, velocizziamo. Non l'ho ancora salvato fino adesso. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo rientrare questi poveracci. Um, perché non ho la reaction wheel sono un cazzone devo montarla e la devo montare per questo era diciamo un test possiamo dire così cancella tutto però vabbè si può puntare a minimus come prossimo obiettivo però sai che ti dico perché non atterrare al polo sud perché no questo potrebbe essere un buon punto in cui fare un po' di scienza. Tanto il carburante ce l'abbiamo, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Proprio al centro. Ok, direzione polo sud. Possiamo, Adesso spero che si stacchi tutto, se no bestemmio. Una maglia di carburante sprecato, ma bello. Atterriamo malissimo, ragazzi. <ride> polo sud si atterra malissimo. Ma tanto come atterriamo al polo sud? Atterriamo lì? Sì, dai, teniamo più o meno lì. Possiamo spegnere L'SS perché tanto non serve più. Diciamo che a 5000 metri parte questo e questo. A 2005 partono gli altri. Magari niente. Da... Registriamo un po' lo sud di dati sulla pressione. Però mi farà esplodere tutti questi sicuro. Che brutta roba. Vabbè, spegniamo SS, questo se non serve più. Vai! Moriamo male. Rilevamento <ride> pressione atmosferica, vai! Rapporto Eva, rapporto Eva. Prendi e rientra subito. E la finiamo male. Però tecnicamente questi dovrebbero fungere da pseudoalette naturalmente per una questione aerodinamica. Cioè il polo sud è verde. Eh, gli esperimenti finiscono male. Dai, sopravvivete. È un po' veloce, eh. Uh, quello sta prendendo i pezzi, intanto, sta disintegrando. Adesso lagherà a bestia, sicuro, perché al polo sud e polo nord, essendo tanto bianco, la scheda video deve lavorare di più. Uh. Tieni, rapporto equipaggio, rapporto Eva, magari anche no. L'idea è già di aprire tutti i paracadute che abbiamo per sicurezza. Spero di atterrare morbidamente, perché ne ho messi quattro piccoli, ma non so se bastano. Rischiamo di brutto. Due si aprono a 5000 metri, e gli altri si aprono a 2005. Mm. Quanto ci rallentano? Mm. Che bel setup. Oh. Uh. No, rapporto di VA no, grazie. Abbiamo 4 km di discesa. che Se esplodono male, finisce in tragedia, ragazzi. Oh, merda. È un po' pesante. <ride> ragazzi, mi sa che dobbiamo fuggire dalla, dalla capsula perché 15 metri a secondo, non so se li legge. Ah, oh, dio. Qualcuno può fare due conti e vedere se 15 metri al secondo li regge la capsula oppure no. Per me sono un po' tanti, eh. Ho paura. Facciamo così, salva, Capsu -la boom. allora facciamo così, noi ci proviamo ad atterrare, poi, oddio, allora F5, poi nel caso li facciamo uscire, e in qualche modo qualcosa salveremo, almeno un rapporto di viei. Poi magari addensandosi l'atmosfera ci riduce ancora un po' la velocità, però mh, sembrano tanti, anche se fossero 10 metri, forse 10 metri al secondo le legge, però cazzo così. 100 metri, dai, 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 dai. resisti, resisti! No! no. Dottor, <ride> era sovietico, quindi anche se fossero morti non si sarebbe accorto nessuno. Allora, EVA. Rapporto EVA. A meno un rapporto EVA, tenitelo. Uh. Ah, ma esce da qua, va bene. Lascia. Abbandonare la nave subito. Rapporto EVA, prendi. Attiva paragadute lascia. Lasciamoli così ragazzi, che devo fare? Oggi è andata così. Però tra l'altro senza di loro teoricamente dovrebbe pesare meno e quindi dovrebbe andare più piano. Quindi magari potrebbe anche farcela. Giriamoci verso di lui. Così più o meno andiamo... Dov'è l'altra acqua? Ah, esperimento... Non posso fare esperimento scientifico, questa stronzata non l'ho ancora capita. Questa ce la fa? No, non ce la fa. Vediamo se è sopravvissuto qualcosa, anche se è dubito. A destra, me <ride> sì, più o meno. Vabbè, lì abbiamo molto meno gravità, quindi. Che sbatti sta cosa, oh. Allora uno da atterrare prima perché se l'altro non ce la faccio a tenerlo. Dove sei amico? Qua... Esperimento, esperimento, ma perché esperimento scientifico Eva? Eva? Che senso? Ma forse quando sono a terra... Oh, adesso vediamo. <ride> che bello che è. Con la barba. Morto male. 800 metri Spero che abbiano riscaldamento Perché La caduta è salvavita però <ride> Literally uh, Sto facendo troppo i cazzi miei No, fammi 400 metri a piedi. Eh. Scusatemi un attimo. Eccomi. Uh, stavo. Ah, ok. Buonasera, Stigoma. È stato una tarcia fallimentare. Non ho considerato. Ecco, una cosa che sarebbe interessante sarebbe avere uh, un indice di rallentamento, no? Ho una capacità di rallentamento dei vari paracadute Tipo mi dici uno riesce a rallentarti Che so 100 kg Fino a 5 metri al secondo su Kerbin Quella sarebbe una buona funzione utile Tanto questo si è spatagarrato malissimo Salve Allora c'è questa bella funzione follow me che non funziona ma non so se lui è bloccato o cosa Puoi anche dire dove andare, tra l'altro. Allora, impacchetta paracadute. <coughs> Prendi un campione della superficie. Pianta una bandiera. Tanto Questo abbiamo da fare qua. La Total con è Santo Fly... è collassato tutto. È collassato tutto e... È... C'è stato un loop di caricamento infinito. Che non. Non ho, non ho capito, in realtà. Nulla. Ma perché non fa gli esperimenti? Poi avete presente quell'animazione? Io ho un problema con le animazioni. Non so qual è il mio problema, in realtà. Poi magari lo fanno solo su, su console. Ma. Tipo la pallina da golf, no? Oppure che prendono delle cose. I miei non le fanno. Eh, ed è comunque, cioè, è uno scienziato, no? Boh, prendi un campione alla superficie, ha nulla. Eh, non posso fare nient'altro. Follow me. Però non si muove, mi sa che si è buggata un attimo. Lo scalo Bleh. rapporto Eva nulla. Vabbè, lasciamolo così. E niente, quindi possiamo recuperare questi poveracci. Recupera veicolo, quello che rimane e portarci a casa vediamo quanti pochi punti scienza abbiamo fatto perché non siamo riusciti a fare terra la capsula se no a meno i dati Ma non funziona clicco non fa niente abbiamo solo 15 punti scienza vabbè quanto abbiamo in totale 31 possiamo sbloccare niente potremmo fare un flyby di Minimus veloce veloce quello si potrebbe fare è un peccato non essere riusciti a fare quell'altro Ehm um... Fly by di Minimus però con dei passeggeri. Il problema è che poi i passeggeri come cazzo li faccio atterrare? Eh, <ride> questo è un problema. Cioè ci potrebbe stare dentro qualcuno, eh, però tipo due scienziati per uh, resettare gli esperimenti. L'alternativa è mettere un'altra di queste con... Uh, Stavolta più paracadute. Perché non era andata molto bene all'inizio. Se io vado ad aprire, però apri il. Questo è elimino. Il 5. Che era quello che ci ha portato tranquillamente in orbita. E ci poteva portare tranquillamente anche su Minus. Io li sistemo le. A parte che questi idioti escono da qua. Non so come mai. Io pensavo uscissero da qua. Invece escono da qui. E la cosa non ha senso. Vabbè. È, è stato un po' scioccante scoprirlo. Sono convinto di. Ah, oh, non devo costruire il portello. Stai attento. Invece, puoi servire un cazzo. Bam. Così abbiamo anche il paracadute per tornare. Scuro termico. A quanto pare non serve. Ah, non ha la ruota di reazione. Quindi anche la ruota di reazione potrebbe essere utile. Non in fase di atterraggio sul pianeta. Perché. Servito più di tanto, posso spostare questo qua, così fa meno attrito, eventualmente. E ruota di reazione, però la reazione va messa sotto qua. Ce l'ho la ruota di reazione? Sì, che culo. Poi c'è questa qua che era radiale. No? La ruota di reazione radiale, non so se qualcosa fa oppure no. Le 4 va. Insomma, se servono, ma. E batterie ne mettiamo anche 4 che potrebbero essere sempre utili, salviamo. Allora, il razzo si è comportato bene prima. Ha fatto un bel disaccoppiamento e funzionava discretamente. Eh, ora abbiamo anche una reaction wheel in tutto ciò che può essere simpatico da vedere. Perché non ho la copertura? Scusami. Ah, ok, ecco perché. Che mi piaceva la copertura. Cioè, l'idea della copertura. Oh, così ha senso. Eh, scusami, eh. Oh, ma che bello che è! E si tutto come minimo. Proviamolo di nuovo. Però io posso lanciarlo in sito... Ah, uh, sì, posso lanciarlo anche dall'altro sito. Stavolta puntiamo a Minmus, quindi devo girare i... i solidi. O mi giro io mentre vado, ma... Ah, allora, giriamo i solidi, va. Il problema è che poi toccano lì, che palle... Ok, io posso fare la furbata E girare questo qua L Abbiamo risolto Questo lo mettiamo qui Perché non mi piace che uh, i booster siano... Siano uno sopra uno sotto Ma io siccome so sarà una modalità coop e competitiva... Non so se hai visto il video, NastyGoma uh, Però, una cosa interessante che ha detto... Uh, Nate Simpson, il capo di Kerbal 2, è che tu puoi automatizzare certi processi, tipo rover vai qua, dove ho la trivella, fai pieno e torna indietro, e vai avanti e indietro così. Quindi ha senso per dire fare una stazione su Minus orbitale, e questo razzetto da solo replica esattamente la stessa cosa che tu hai fatto in anticipo. E ci sta. Poi bisogna vedere se lo simula o lo fa davvero, questo è un altro discorso. Simula nel senso che tu lo vedi che si muove, ma in realtà non si sta muovendo. Non so se mi. Se mi spiego. E questa è una cosa veramente figa. Cioè, tu immagina adesso fai una stazione su minus orbitale e ogni volta rifare su e giù te manualmente per portare gli or raffinare, una rottura di coglioni atomica. E questa è una cosa molto molto interessante. E' bello anche il discorso del far partire in due punti diversi del pianeta. Eh. La tua partita, puoi fare una sottospecie di competizione, una corsa allo spazio. È interessante, però mi metterebbe un'ansia atomica. però ha eh, anche detto che è l'ultima cosa a cui pensano i multiplayer: prima deve funzionare il gioco come si deve, poi si fa tutto. Speriamo, la versione iniziale, 650 lanci, tutti uguali per qualche riferimento, mi è davvero. Eh sì, certo. Infatti, se tutto funziona come si deve e, e ha impostato tutto in modo che sia fattibile in automatico è una figata puoi passare delle route predefinite pre, pre e loro continuano a seguire quelli no chi mi ha messo mi ha messo un ingegnere no diavolo perché Valentina stavolta si è offerta volontaria ci manca qualcuno ci manca qualcuno ho lasciato, aspetta, Bob, ah c'è GPD ha mollato lì nel Polo Sud, ho dimenticato di piccarlo. E vabbè, fa niente, tanto è vivo, non ha, non ha, da... non ha dei danni. Valentina, perché sapete che Valentina Kerman è, è la figlia di Mars Kerman, <ride> Discovery. No, ma perché? Uh, Cos'è successo agli stadi? Thank you. Ci siamo. E mi ha sbuttanato gli stari. Eh, che cazzo no, ogni volta, motori, questi qua sotto, tac, tac, tac. si distacca. Fading. Poi si staccano questi. Ok, e poi si staccano questi, ok. Questi li mettiamo qua. Che bello. I soliti rocket booster sono sempre belli da vedere. Una specie di SLS di Wish però un misto fra SLS e Starship 8 i motori sotto un po' lento come mezzo eh Queste fins funzionano, fanno finta. Ah sì, funzionano, però un po' a cazzi loro. Oh, con la notte in relazione all'alta vita. Soltanto sulle strade di Grove Street... Ah <ride> sì, ah, Era quello. Ecco, ma i pannelli solari sarebbe stato un po' più... più rilassante. Eve, Duna, Mo. No. Qui quando andavi a... a Paint and Spray. Ora quanto siamo attrezzati qua non mi fa uscire perché c'è portello ostruito bestemmio Ci siamo Orbita c'è Vediamo the Breeze ritorna sulla superficie. Sì, sicuro. Tanto c'è BD Apple sud che ci aspetta, easy, easy. Minimus, imposta, ci siamo più o meno come, come situa, siamo a 5,8 ⁇ gradi, Potremmo vedere se modificarlo ci costa troppo. Ma neanche tanto in realtà, fattibile. Ok. E siamo anche in tempo. 227 doveva voglia, se ne abbiamo di tempo. Tanto proprio, era, ieri o l'altro ieri? Se non ricordo. Mi sono rivisto The Martian ancora. Sempre bello vedere quel film, non so. Sempre piacevole. Non è pesante. Per quanto sia Ass assurdo, no? Super cazzone. Ci sta. Ok, abbiamo cambiato la nostra inclinazione, ora forse possiamo anche tranquillamente spatterci in orbita minusiana. Quasi. 13 km. Sì, si può fare, 13 km va bene. Allora spegniamo l'SS e acceleriamo. 45 secondi di accensione per Minus. Sì. Dimmi se l'audio di gioco è troppo alto rispetto all'audio della musica. Ok, ci siamo. Uh, rilevamento della temperatura. Uh, vai, 12. Rapporto equipaggio, 7 qualcosa. Non è che ci centriamo con Moon, no? Per un pelo <ride> ci siamo passati vicini. Tuttavia, qualcosa qua mi dovrà far fare. Perché sono fuori portata da. Appena entro a minimo, sicuro. Uh. Scopo niente. Oh, ok. Uh... Ok, tu. Non posso fare esperimenti scientifici. Non me lo fa fare. <coughs> Prendi i dati. Una piccola Questione via, Vediamo se non... Adesso non me li fa mettere Sicuro Prendi i dati Porto Eva Entra. Rimosso. <ride> Vabbè fa niente. Che se ne fotte. Però. Però. Eh forse un po' di più. Oh mamma. Quindi potremmo anche quasi atterrare su Mimus. Forse. 20 però non abbiamo più spazio per gli esperimenti forse con il kit degli esperimenti Eh può essere però non l'ho mai usato sono cose che non ho quasi mai fatto andiamo 100.000. Io vado, vado, continuiamo a fare esperimenti qua. Among us. Ecco perché non ti dà la mazzata golf. Perché serve il kit? Cioè nel, nel suo zaino? Ma io ti dico un'altra cosa. Quando tu usi un ingegnere con la pistolina per. Eh, oddio. Con la pistolina per eh, attaccare le cose, non mi fa il laser. Non lo fa. Non l'ha mai fatto. Neanche col gioco stock non lo fa. Non so perché. Se no fosse un problema di. Non so, qualche bug o che cazzo ne so, però. Non lo fa. Cioè, tira fuori la pistola. Ma non fa il laserino quando attacchi qualcosa. Come se non mi fregasse niente. Ma che senso ha? Cioè, solo su. Non so, c'è qualcosa di che non conosco. Qualche dettaglio. Ho messo. Boh. Boh. Facciamo un po' di biomi. Aspetta, fatemi disattivare SS. 32 a botta, poi facciamo un sacco di punti, ragazzi. Ah, cazzo, ne ho saltato uno. E eh, però... Allora... Poco che vado piano non ci sono esperimenti, quindi per il culo. questo momento potrei anche atterrare, però non so se poi ho abbastanza carbon per tornare a casa e rallentare. Però voglio capire con Planet Shine perché... Ok, adesso si vede un po' di verde. Ok, un po' di verde adesso si vede. Perché non si vedeva il verde riflesso, quindi non capivo. È un po' complicato. Eh, consigliando la bassa gravità lo puoi fare, però non avendo RCS e cose è veramente iper rischio. Meglio evitare. Adesso riesco a fare con un paio di esperimenti in più. Anche ora come ora abbiamo fatto almeno un centinaio, minimo. Ma che cazzo sta succedendo? No, Valentina, no! Oh! Oh! Ma cos'è sta cosa? Ma mi ha mollato! mi <ride> ha ha sparato giù, no ragazzi, io non ci posso credere. Beh, addio, ragazzi. È stato bello. Uh. <ride> Uff, sì. Ora che faccia che fa. <ride> C'è cioè, questo è il susto della live. Ah. <ride> <Ma> <ride> Vi giuro che non ho fatto niente Non ho fatto niente Vabbè alla fine l'endo su Minimus. <ride> Puoi scendere da tutto <ride> oh, Meno male che c'è C'è lo zaino Cosa cazzo sta succedendo Ragazzi, Cominciamo ad avere un po' paura eh sì, a questo punto mi sa che ci tocca. Ho un chilometro per bloccare 30 metri al secondo. Dai, ce la possiamo fare. Vabbè, abbiamo eh, GPDA su sul polo sud di Kerbin. Ti sei appena perso un, eh, un bug di quelli devastanti. Non so che cazzo è successo. Ho fatto uscire. Oddio, ma io sto finendo propellente. Porca puttana. Un bug di quelli devastanti. Eh... Piccoli devastanti. Sono uscito in EVA per recuperare delle... dei dati. De... Scienza. Valentina è stata. scaraventata verso il suolo. Adesso sto cercando di sopravvivere con quel poco che mi rimane di. monopropellente. Annibale, buonasera. Non so quanto può sopravvivere un Kerbal. Come impatto tanto, ma dipende da quanto li gira. No, non si è acceso il motore, anche perché non ha cambiato rotta. Pelo uh. <ride> uh. vabbè. BANDIERA! <ride> SLAP THAT BANDIERA! e eh, guarda che bello, qua. Rapporto Eva. Uh, sovrascrivi va, che ci da 40. Pianta la bandiera e vattene a f***o. Zero i bene. EPIC! What the fa, mean moose. Ah, fermati, <ride> sperimentoci che non posso Campione della superficie di Minimo 150. Se avessi propellente tornerei a casa così, ma che bella sta immagine! Finale inaspettato. Sì, praticamente finale di stagione. Vabbè, eh, eh, Valentina, mi sa che rimarrai qua per un po' a sto punto. Ma che cazzo? Cos'è quella roba lì? È un sasso. Vabbè, niente, dovrò aspettare un po' perché... Tanto non so neanche se di là possono guidare il mezzo perché non c'è un pilota, c'è uno scienziato. È un disastro. Vedi che è ancora qua il mezzo. Passa... Spero che si possa pilotare. E tu qualcosa? Su mo sono atterrato male perché non avevo considerato un cazzo. Cioè, non sapevo quanto TVR serviva. Ma questo Pirla riesce a muovere. Ah, oh, sì. Ok, meno male che riesce a girarsi in qualche modo. Che minchia, vabbè, eh, Bob. Mi sa che <ride> ti tocca tornare a casa da solo. Torniamo a casa e poi stacchiamo per oggi. Allora. porca puttana. Allora, qua. Dobbiamo frenare. Dov'è la nostra orbita? No, cazzo. No, porca ah. Non posso impostare la manovra. Perché non c'è un pilota, devo farla a occhio. E fa manualmente la manovra da qua a Minus, cioè da qua a Kerbin. Ok, si può provare. Oppure azzardo e porto direttamente il culo di, di questo idiota qua, e lo faccio atterrare. Però così perdiamo un sacco di punti. Quindi sono importanti i punti scienza, quelli che lui ha recuperato nella navetta, che sono una marea. Così possiamo. Porca Possiamo eventualmente... Eh, portare più tecnologia la prossima volta. Farà sopra che SP... <ride> allora, facciamo così. Acceleriamo. Facciamo la mano e vaffanculo. Madonna, guarda cosa mi tocca fare. Ma perché poi? Ma perché si si è scaraventata. Per quello sempre mettere un sistema di controllo remoto. Sempre. No, è problema, problema. Punto schiamativo problema. Ah no, dove sto andando? Al contrario sì, Infatti l'ho visto all'ultimo stai tranquillo. Ah, sai, cosa stai facendo? F5 I wonder how Why? Valentina Kerma aventata Brai giù su min, minus senza un motivo o oh. ciao rip <ride> Va. Valentina German non posso impostare le manovre ora retrogrado tutto manuale, l'Apollo 13 praticamente. Il Kerbollo 13. Uh! Grazie. Grazie Moon. Grazie Moon. Vediamo come ce la pigliamo però Moon, che sarà una cosa importante anche ce la prendiamo anche bene dai bellissima <ride> grande moon vuoi fare un altro esperimento scientifico no grazie non voglio un altro poveraccio lanciato nel nulla comunque è in diretta quindi ho visto Valentina che a un certo punto ti pose così. Navetta tipo 10 km. Dove ca Ah! Ah facciamo un giro della Madonna. Porca <ride> puttana. Meccanica orbitale di alta classe. Quindi ci rinchiappettiamo Minus. Ah no, torniamo di nuovo. Questa è inventatissima. Ma non c'è Minus? Che cazzo è di? Ma ah, ti prego, non mi scaraventare in culo all'orbita del mondo. Tipo, avvitamento carpiato a girare, eh, con scappellamento a sinistra. Sempre così. O io quando devo fare le missioni, parti tipo. Raccolgo un filo d'erba intorno al <ride> che sprei sente le scappo dai luda dai titani dei ghiacci Porca puttana ma che schifo che ho fatto? mari, zamari fa tutto lui Ah, 2 è il secondo, era... Oh, mettetele... Uh, numero di coniche al massimo, perché vi salva la vita. Tipo, alla deriva, il poveraccio. Ma in teoria adesso dovremmo... Ah sì, dovremmo passare in fianco a Moon. <ride> Ma cosa fa questo motore? Gravità <ride> Gravità e nient'altro E tanta buona speranza Attenzione Attenzione Moon 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 prova il tiro a girare Uh Lasciamo giù su Moon Cazzo è un pullman Che violenza ragazzi Più alto che combattiamo l'inquinamento globale qua: risparmio energetico devastante. Perché usare i motori a combustione quando non puoi usare la gravità? Ah, va! No, chiaramente è tutto calcolato. Cosa pensi? La cosa bella è che lui può accelerare e far tutto, ma non puoi postare manovre. E eh, ma io non sono pagato per fare le manovre. Questa forse un po' aggressiva in realtà, eh? 30 km, magari anche no. Evitare di morire male. Eh? 63 va già bene. Ma adesso qua le manovre mi fa fare. Ah, figlio di puttana. Ah, perché non avevo l'antenna. Ah, quindi se sei dallo in contatto con lo Space Center, anche se hai uno scienziato, puoi fare impostare le manovre. Perché ti danno le informazioni per farlo. Ci sta. Ha senso. PSS Fai. Ui! Se esplodo male. Che cazzo vuole? Sì, ma col cazzo che vuole fare in EVA? Ma proprio col... Col fagiolo. Allora, rallentiamo un po'. Maneuver. Ok. Così possiamo anche già frenare la docarbonante, ce l'abbiamo. Sono in carri scienziati. Eh? I non posso pilotare solo in carriera? Ho capito bene? Sì, ma senza stabilizzazione, vabbè. Infatti la carriera è un po' di... Uno... Vai! No, sto guardando qua in basso i tempi di accensione. <coughs> Cazzo c'è qua? Ah, lo space nostro, ok. Possiamo anche solo pensare di atterrare, non lo so, magari tipo una manovra qua, trajectories. L'ultima volta ha missato clamorosamente Vediamo se stavolta lo prende Perché hey. oh. Ok se non sbaglio dipendono dalle stelle che hanno. Ma comunque non essendo piloti si metteranno a cose base. Beh, sì, ci sta. Però se io devo andare su una cazzo di astronave, nella realtà, anche se sono un scienziato, un cioè, minimo di addestramento lo devi avere per fare le manovre, anche perché deve invadere la tua vita. Però vabbè. F5, vediamo se questa manovra ci può essere utile. Cioè non è come dire, non so, un hostess di una linea di trasporti aerei che... Cosa cazzo sta facendo? Deve per forza sapere pilotare un aereo? No. Chiaro, se succede che deve pilotare, è una sfiga allucinante, però se succede, danno informazioni, morirà comunque. Però, se tutte le hostess sapessero guidare un aereo, magari farebbero i piloti. Sì sì no, quello che abbiamo, quello abbiamo. Che... Però dico, in questo caso si parla di astronauti, quindi teoricamente dovrebbero essere tutti in grado di pilotare il mezzo su cui stanno andando. Anche perché, per la loro, loro incolumità anche. Adesso vediamo dove dovremmo atterrare in teoria secondo i suoi calcoli. Considerando anche l'espulsione della... della ruota di reazione, dovremmo arrivare un po' più indietro. Uh... Vai! Dove atterriamo? Forse attiriamo vicino al monolito, forse. Dico forse. E stesso possiamo spegnerlo. 2200 metri al secondo, non è bellissimo, però... Io direi un bel EVA adesso, no? Eh, in mare. Non tanto lontano. E tutto va bene. Comunque mod trajectories e Mac jab una sottospecie di Mac jab, Kerbal Engineer Redux sono mod che io consiglio vivamente e dovrebbero essere la base di Kerbal Space Program, non per forza una cosa che da aggiungere dopo, come procedere parts, procedere wings, tutte le cose per dovrebbero devono essere di base nel gioco. Ma quelle sono magari un pochino più tecniche come. io dico per come user friendly come mod. Per quanto possono essere semplici per te per me. Però uno che arriva per la prima volta su Kerbal, avere questa che ti dice anche senza la traiettoria, no? Vedi solo il punto di atterraggio, o anche solo un'idea vaga di come sta andando la cosa. Sarebbe veramente interessante. Le procedural wings, procedural parts in generale, sono. Cioè, ti salvano il frame rate se fai cose grosse ovviamente ti danno più customizzazioni, ti danno più possibilità possibilità di cambiare i colori alle cose sembra una banalità però è customizzazione, è un gioco cazzaro non è che deve per, forza essere, deve per forza essere realistico no? poi man mano invece di aggiungere nuovi modelli con nuove texture aggiungi semplicemente le texture al, al procedural non è che ci vuole L hanno fatto i mod da casa figurati se non lo fa lo sviluppatore Sono modi che secondo me sono fondamentali, anche Ingegner Dax è fondamentale. Ho perlomeno un'informazione oltre al delta V che loro ci danno, che è ancora abbastanza attendibile. Informazione sul TVR. Questa è una cosa fondamentale perché sennò non sai se il tuo mezzo decolla oppure no? Se ti servono più SRB o che altro, se non sai se riesci a atterrare su quel pianeta. Ci sta che mi dici ti, sono informazioni che ti do se fai una scansione del pianeta. E allora. Dico: ah, perché no? Cioè È onesta come è un buon scambio, no? Ti dici: mandi un satellite intorno al pianeta, questo satellite, prendi le informazioni che ti servono, se sei in modalità scienza, no? in sandbox invece no, e in base a quello che hai raccolto ti do più o meno informazioni riguardo a quel, quel pianeta. Quindi sai se ti passa il TUR, se ti passa delta V e chissà che altro. Ok, come siamo qua? E via, vabbè. Possiamo raccogliere un campione di superficie dell'acqua. Siamo neanche tanto lontani, dai. Motivo per cui aspetto molto GSP2, anche se il mio PC non lo reggerà. Eeeh, hai ancora tempo. Ci giocherò io. <ride> Vedrete un po' com'è. Bob, di ritorno. Dicono, ma Valentina... Uh, chi? <ride> chi? Val Valentina? Ah, si, sì, Eh no, è rimasta su Minimus. Cosa? E andava un gelato. Oh, abbiamo esperimenti. No, grazie. Recuperiamo? Sì, è venuta un attimo fame. Avevi fame? Scusa, pensavo Valentina ti stessi impressionando. Impersonificando. Personalizzando in Valentina Kerman. Allora, 386 punti scienza con questo flyby tragico di Milmus. È così complessa? Ah, non so, io ti, ti dico... Ripeto, tu magari che hai smanettato abbastanza, anche chi usa Bidiarmo, dice Bidiarmo non è fondamentale, non è una molto a parte, non è, non è necessaria. Adesso sblocchiamo un po' di cose e poi abbiamo finito. Allora, cosa ci serve... Un prob sicuramente per pilotare le cose in caso vadano male, motori un po' più cicci perché mm, comincia essere difficoltosa. La, la situa, uh, liquid fuel engine. Questi cassi sono quelli piccolini. L'RCS. No, cos'è che mi serviva prima? Che dicevo, landing gear ce le ho, ma devo installarle. Dobbiamo andare a recuperare i tizi quindi. recesso potrebbe essere utile questa addirittura equipaggio 3 quindi potrebbe essere interessante recuperare questa capsula qua ma io quante leg ho tutto ciò cioè quelle piccoline ma non quelle grosse Ah, allora pannelli solari potrebbero essere utili anche se in realtà alla fine poi non è che le ho usati tanti tanto Mm. i kit di esperimenti vediamo ah eccolo qua bastardi ecco perché non funziona 3 ottimo per abbandonare due kerbal senza problemi esatto <ride> oppure recuperare due kerbal mandoli uno che li va a salvare è una buona missione uh... per recuperare quei balordi Cosa devo sbloccare innanzitutto? Dei motori che vanno a sostituire quei 9000 motori che ho messo, quindi facciamo anche meno parte quindi, questo, questo cos'è che ci dai? Motori ancora più cicci, ma per adesso non credo che siano fondamentali. Attuatori non sono fondamentali Che cazzo è questo? Oh, l'hanno cambiata la reskinnata. Costruzione specializzata failing particolari per adesso non servono. Aerodinamica avanzata no. Atterraggio forse qualcosa per le linghiere potrebbe essere utile, ma... Ah, questo pare che è grosso. Ecco, questa potrebbe essere utile. Quella da tre. Oppure questa. Mm -hmm. Però ce n'è una con il kit di esperimenti. Dove cazzo è? Questa qua. Oh. Uh. In realtà... Cioè, vedi, io prendo tutti questi spazzatura no crap cose per avere magari kit esperimenti e via. Boh. che non so anche se è monouso non lo so mi interesserebbe questo perché c'è il, il prop core e la, 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 il pannello fotovoltaico um, ed è 90 serve 90 da spendere 90 180 eh, teoricamente dovrebbero dovremmo farcela con questa Vediamo prima questa che. Anzi. Volendo, possiamo portare lì il pannello fotovoltaico. Cominciare a portare un po' di merda per fare un po' di esperimento. Non so come funziona, mi pare Se vuoi, dopo, come tina, prendi una pietra su minus e ci saranno molti punti. Eh sì, questo sì. Serve anche probabilmente un contenitore per metterci questa pietra. Contenitore che abbiamo già sbloccato. Questa è la capsula da due. Volendo sotto, posso metterci. Dov'era l'auto su pista? Non mi ricordo più. C'è il contenitore per autostoppisti. Che non ricordo più dov'è. Questo qua. Ecco, tipo questo potrebbe essere utile, no? Ce ne stanno quattro. Però questo è quello grosso in realtà. Allora, L'altra capsula è più piccola. Allora facciamo così, dai. Prendiamo questa. Che ci serve? Questa che ci dà i probe. Ehm, la cassetta. E voi, che altro possiamo avere con 58? Un pugno in faccia. Aviazione. O ci teniamo qualcosa? Aviazione, cos'è che ci dà? Le tank piccoline, le lucine. Qualcosa di aeroplanoso. Puoi fare un piccolo aeroplanino. Serve a più di tanto, però. Ma sì, sblocchiamo anche questo. E ci siamo! Ci siamo! Ho il Pac-Man, se lo fai nello spazio. Pensa anche a un complesso di sistema di recupero. Mm. <ride> Stivare per. Ah, eh, infatti questo è un bel problema. Eh sì. Ragazzi io forse ci ritorno dopo. Intanto fatemi salvare. Uh, salvataggio Minmus In arrivo. Uh, forse torno dopo. Adesso vado a mangiare. E nel caso vi, vi schivo su, su Discord per adesso, grazie a tutti e buona cena. Buon proseguimento di serata per quello che manca. Eventualmente ci vediamo più tardi. A dopo.